La società giapponese ha annunciato attraverso un comunicato stampa risoluzione consensuale del contratto con il pilota spagnolo. Ora è prevista la formalizzazione dell'accordo con squadra Gresini. La collaborazione si concluderà alla fine della stagione dopo 11 anni e 6 campionati mondiali vinto. Nella classe regina, il pilota grazie a un post sui social media risate, lacrime, gioie, momenti difficili, ma soprattutto una relazione unica e non ripetibile, una storia di 11 anni che si concluderà alla fine della stagione. Honda e Marc Marquez, attraverso un comunicato stampa della società giapponese, hanno annunciato la risoluzione consensuale del contratto e la loro collaborazione terminerà alla fine della stagione. Long story, come detto, che chiude dopo 6 campionati del mondo vinti nella classe Queen. Ora ci aspettiamo che la formalizzazione dell'accordo con la squadra Gresini. Molto probabilmente sarà il futuro del pilota spagnolo che, dopo un lungo periodo complicato tra ingiuri e interventi, ora sembra essere tornato completamente intatto dal punto di vista fisico. Il comunicato stampa ufficiale della Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso con un accordo comune di interrompere il contratto di 4 anni in anticipo alla fine della stagione 2023 del campionato MotoGP, si legge. Entrambe le parti hanno concordato sul fatto che si trattava di essere stato nel migliore interesse. Persegue altre strade in futuro per raggiungere meglio i loro rispettivi obiettivi e obiettivi e continuerà a dare il pieno sostegno agli eventi rimanenti della stagione. Il messaggio di Marquez sui social media: abbiamo condiviso momenti indimenticabili, 6 campionati mondiali, 5 triple corone, 59 vittorie, 101 podi e 64 poli. Duro lavoro, determinazione e legame che abbiamo costruito nel corso degli anni. Risate, lacrime, gioie, momenti difficili, ma soprattutto una relazione unica e non ripetibile. Con queste parole e un video pubblicato su Instagram, Marquez ha ringraziato la squadra Honda dopo l'annuncio della loro separazione alla fine del campionato. Siamo scusate.